Domenica finalmente torniamo a giocare nel nostro palazzetto dopo un'assenza durata quasi più di un mese. Affrontiamo Venafro, una partita a 5 giornate dalla fine del campionato, della fase regolare, sicuramente una partita non semplice. Veniamo da uno stop esterno in quel di Monteroni, quindi avremo sicuramente una grandissima voglia di riscattarci. Riscattare chiaramente non solo la sconfitta di Monteroni, ma anche riscattare la sconfitta in quel di Venafro nel girone di andata, dove perdemmo dopo un tempo supplementare. In questo periodo abbiamo avuto la possibilità, ecco, di recuperare i nostri infortuni, i nostri infortunati. Abbiamo avuto appunto la possibilità di allenarci con più continuità, quindi sono sicuro che tutti i ragazzi affronteranno questa partita e il resto delle partite con la massima intensità e la massima voglia. Ci teniamo chiaramente a vincere, ci teniamo soprattutto a far divertire il nostro pubblico e abbiamo una grandissima carica, perché siamo consci appunto che finora abbiamo fatto sicuramente un grande campionato, però siamo altresì consapevoli che non vogliamo assolutamente fermarci sul più bello. Ci aspettano cinque, ho detto ai ragazzi, ci aspettano cinque finali prima della fase orologio, partite importantissime, in cui bisognerà essere molto attenti ed essere particolarmente nel nostro campo particolarmente aggressivi. A 5 giornate dalla fine del campionato, infatti, ogni squadra gioca per un obiettivo ormai ben delineato, ogni squadra quindi ha i giusti stimoli, però ripeto, non dobbiamo assolutamente guardare in casa dei nostri avversari, ma pensare soltanto a noi stessi. Dobbiamo essere domenica bravi soprattutto a difendere con moltissima intensità, ad avere un ritmo altissimo, questo per dare un segnale forte a tutte le squadre che affronteremo da qui alla fine, che devono essere, ecco, devono avere la consapevolezza che non deve essere e non sarà assolutamente semplice giocare contro di noi. Abbiamo una, ti ripeto, una grandissima voglia di giocare, non giochiamo nel nostro palazzetto da più di un mese, quindi ecco, ci è mancato il calore del nostro pubblico, ci sono mancati i nostri riferimenti, ci sono mancati i nostri canestri, però il calendario è stato questo e quindi torniamo a giocare in casa dopo l'ultima partita fatta in casa era il 10 febbraio contro Martina Franca. Mi aspetto chiaramente un pubblico numeroso e appassionato, così come è sempre stato dall'inizio dell'anno. Affrontiamo una squadra che sicuramente forse non potrà contare sull'apporto di Petrazzuoli, ma potremmo, così come il concetto è semplice, nel senso dobbiamo affrontare Venafro così come se affrontassimo il Latina che ora da poco ha vinto la Coppa Italia, nel senso qualunque sia l'avversario dobbiamo dare il 110%, dobbiamo essere intensi da quando cominciamo il riscaldamento a quando la partita non finisce. Questa è stata la nostra forza, questa è stata la nostra, diciamo, il nostro marchio di fabbrica, quindi dobbiamo essere intensi, non dobbiamo assolutamente guardare gli avversari, dobbiamo pensare solo a giocare a pallacanestro e abbiamo dimostrato, ecco, di saper giocare bene a pallacanestro, quindi io sono sicuro che da domenica riprenderemo il discorso, il filo diretto con i due punti e dovremo continuarlo a fare per il resto delle partite prima dei playoff. I playoff, toccando ferro, ma non c'è bisogno, sono ormai raggiunti, quindi abbiamo raggiunto un obiettivo importante per noi. Ora starà a noi, ecco, determinare la posizione finale. Tuttavia ci aspettano quindi 9 finali, però ora pensiamo solo ed esclusivamente al Venafro e poi di domenica in domenica ai prossimi avversari. Detto questo, vi aspetto numerosi domenica nel nostro palazzetto e a presto.